È Natale, gioia per i cuori, ma anche gioia per le tasche di coloro i quali attendono questo periodo per risanare il bilancio di un intero anno. Parliamo di coloro i quali operano nel commercio. Il Natale è infatti un vero e proprio business che muove ogni anno una considerevole quantità di miliardi. È un'operazione che inizia già da diversi giorni prima della fatidica data, con i papà che fanno il conto alla rovescia dei giorni che li separano dalla tredicesima e con le mamme che abilmente fanno i loro calcoli per le spese di fine anno. Quali sono le dolci che si consumano di più nel periodo natalizio? Nel natalizio c'è il consumo di tutto. Cioè, la gente compra tutto, c'è il torrone, il panettone, c'è veramente un po' di tutto. In modo particolare è le nostre per tradizione, che sono le cassate, i bucciallati, poi c'è la tradizione nostra di giocare. Ci sono pesce grandi, c'è il Natale. Di solito cosa compra la gente nel periodo di Natale? Non si può dire che compra qualcosa di particolare, insomma dipende dall'occasione e dal tipo di persona a cui il dono deve andare. Può variare dal semplice profumino, come pure al grande soprammobile, oppure un oggetto d'oro molto prezioso, molto importante, molto impegnativo, oppure un piccolo soprammobile o qualcosa di più impegnativo come questi che abbiamo visto. Natale è la festa dei regali, è una vera e propria gara in cui si cerca di coniugare, anche se spesso l'operazione non riesce, fantasia, buon gusto ed economia. Il tutto per fare contenti mamme, papà, figli, parenti ed amici. Insomma, una vera e propria gara di consumismo in cui noi italiani sembriamo proprio essere maestri. Si compra di tutto, dai vestiti alle scarpe, ai giocattoli e agli oggetti d'oro, per non parlare poi di tutto quello che andrà a finire nel nostro stomaco, che per alcuni lunghi giorni sarà costretto a sopportare per la nostra atavica ingordigia l'arrivo in massa di frutta secca, torroni, formaggi, tortellini, capponi, panettoni e spumante. Insomma, una varietà infinita di cose con cui riempire le nostre tavole. Anche Termini vive in maniera quasi frenetica il Natale. Lo si vede dal movimento che c'è in giro, dagli addobbi per le strade, dalle luci multicolori e dalle vetrine che fanno bella mostra di sé, ben truccate e agghindate come tante modelle pronte per un defilé di alta moda. Termini che peraltro, sia dal punto di vista commerciale che geografico, può considerarsi come una vera e propria valvola di sfogo, per tutto il comprensorio, diviene meta principale di attrazione per la calata in massa di tanti potenziali acquirenti e di semplici e curiosi che qui giungono dai centri vicini come Caccamo, Cerda, Trabia e Collesano, tutti alla ricerca dei prodotti più strani o della novità a tutti i costi. Thank you.
Si aspetta quindi il Natale per dare sfogo alla voglia repressa di spendere che abbiamo a stento tenuto a bada per tutto l'anno. Una voglia che i commercianti stuzzicano in maniera adeguata, ben sapendo che una giusta politica di pubblicità e d'immagine può consentire loro di riassestare un'annata che magari non è andata per il verso giusto. Si fa largo uso anche di fiori e di piante per augurare il buon Natale o il buon anno, o più semplicemente per dire ti amo alla persona cara, e i fiori si trovano in ogni angolo di strada, ma anche nei negozi più sofisticati, dove oltre a un vasto assortimento ti assicurano anche delle sfolgoranti confezioni che contribuiranno a rendere ancora più gradito il regalo. Insomma, è Natale. Auguri a tutti e al resto penseremo dopo.